I test effettuati oggi salgono a 3.560 nelle Marche, annunciarlo il Gores. Negli ultimi due giorni la percentuale di tamponi positivi rispetto a quelli analizzati si è attestata intorno al 35%, mentre nei due giorni precedenti si erano registrati percentuali sopra il 50%, con un picco del 63%. I casi positivi odierni in regione sono 1.371, di cui in provincia di Pesaro Urbino sono 812. I ricoverati in terapia intensiva in totale sono 109, a Marche Nord 28, al Torrette di Ancona 26, mentre a Urbino 3. I ricoveri in aree di semi-intensiva sono 144, a differenza dei 426 ricoverati in reparti non intensivi. I casi di isolamento 3.862, di cui nella provincia di Pesaro gli asintomatici risultano 1.340 e sintomatici 281. I ricoveri di degenze post-critiche sono 29, distribuiti nelle strutture di ricovero di Chiaravalle, Galantare e Fossombrone. I decessi odierni sono 14, salgono a 91 nelle Marche, tutti con patologie pregresse. 3 residenti a Fano, un 80enne di Macerata, un 82enne di Ancona, un 81enne di Vallefoglia, 71enne di Falconara Marittima e 63enne di Chiaravalle, 80enne di Mondolfo e 5 a Pesaro con età media di 80 anni. Nelle Marche sono arrivate 300.000 mascherine, come ha annunciato il presidente della regione. Una notizia importante: questa notte sono finalmente arrivate 300.000 mascherine, 150.000 FFP2, quindi quelle di alta protezione, e 150.000 di chirurgiche. Strumenti essenziali per chi lavora in sanità, per essere protetti, per poter continuare a offrire assistenza. Aspettiamo altro materiale, ma questa notizia l'attendavamo, molto importante, è un passo in avanti che ci aiuta tutti nel gestire al meglio questa situazione.